Ci siamo? Perfetto, ce l'abbiamo fatta finalmente a settare tutto. Questo format doveva già iniziare inizio estate, ma non ce l'abbiamo fatta. Un'estate al mame e andiamo a snocciolare dei titoli che magari sì, si conoscono, ma chi è neofita del videogame oppure semplicemente giovane non ha vissuto e troviamo un po' con delle vibes. Qua non si vede o... un arcade stick full Sanwa, che per chi non lo sapesse sono i componenti migliori. E senza indugio andiamo a farci il primo episodio, eccomi qua, con Violent Storm. Voi già l'avete visto, io invece ancora non l'avevo attivato nello schermo. Ho messo i bezel personalizzati, che sono queste illustrazioni che erano ai fianchi dello schermo del cabinato. Peccato che non si vede l'arcade stick. Adesso io qui sto sistemando le cose, intanto che c'è ROM check come il vero, come la vera sala giochi. Perfetto, la storia qua è molto semplice, sono dopo la seconda guerra, terza guerra mondiale, vedi, andavano a fare la spesa con la propria ragazza in questo futuro appunto post-apocalittico alla Kenny Guerriero e un tizio la rapisce senza apparente motivo e non ci sarà, credo. Ok, let's go. Ho settato già tutto. Perfetto. Abbasso un pochino. Perfetto. Canzone bellissima, tra l'altro, iniziale. Ok. Questo gioco è super fluido, ha dei sprite bellissimi. Un sacco di mosse anche rispetto a quello che era... non so, magari quelli un po' più vecchi come Final Fight, così, perché abbiamo mosse ad esempio premendo velocemente, poi ogni personaggio ha le sue caratteristiche. Lui per esempio può saltare sui muri se non sbaglio, no, non lo so, però no, sono sicuro che era Kyle, ma non lo so fare. Buddy, come on. Cioè, parte già che è ricchissimo, con questo mood molto colorato, musica a palla. Poi dopo spieghiamo, snoccioliamo delle curiosità. Il compositore è uno dei due, è Kenichiro Fukui, che io mi ricordo personalmente per Highlander, che in tedesco vuol dire una mano sola, che era quello sparatutto della Konami, o della Square, no, che cavolo dico, della Squaresoft. Che dove tu comandavi questa navicella con una mano sola, appunto, che aveva questo braccio meccanico e raccoglieva le ali, bellissimo per PlayStation 1. Con tanto di video oggi, ebbene sì, perché questo siamo a cavallo. Se funziona tutto, mi senti bene tu, Ale, visto che sei già connesso? Mi si sente bene rispetto al, come dire, all'audio del gioco? No, non ci ho mai pensato. Cioè, potrei pubblicizzarla sulla mia. Qui già c'è stata una prediction, che quello dietro è al boss, quello rosa che sembra una specie di Majin Buu. E vedremo. Le prediction, diciamo, quando li chiamano, quando ci sono dei mostri che appaiono nello sfondo e andremo poi a vedere. Se sentite i rumori degli Switch Sanwa è puro godimento, perfetto. Ok, let's go. Tra poison della situa. Comunque super fluido, animazioni bellissime. Anche questa poi si può fare anche muovendosi, vero? No, com'è che è? Va bene. La bici si può rompere alla Yakuza, perfetto. Boss molto fuori di testa, anche qui. Oh, lui è molto simpatico. Oh, calma, sì, fa scendere la roba, non me lo ricordavo perché l'ho finito solo una volta questo gioco, che era il preferito di un mio amico che c'era in una sala giochi nel suo quartiere, nel baretto qua di fianco, cioè non è molto lontano da dove sto filmando. Porca Dio, sì. Ma lui è... uno abbastanza tranquillo, ha smascherato. Non è una bella cena. Sì, qua è un'ambientazione molto post-apocalittica. A
appunto alla Kenshiro. Io ho preso il personaggio più rapido, se no altri personaggi hanno diverse caratteristiche. Ok, mentre intanto l'ho sconfitto, volevo vedere una curiosità. Questo invece è della Konami, esattamente, ed è molto simile a Mystic Warrior, come dice qua, perché ha la stessa base, mi pare di aver capito. Che a Mystic Warrior poi lo vedremo in altri episodi. Io ho scelto di fare questo perché chi magari non è avvezzo a questo genere di giochi vede questo, secondo me dice wow, ma è una figata, perché questo è uno dei più, penso, colorati e avanzati che c'erano. Comunque qua siamo nel 93, Esatto, questo poi è anche il... sì, c'ho il mio canovaccio da seguire. È il terzo di una trilogia che inizia con Vendetta. Ah no, prima lo dico, Vendetta è il secondo, che è quello che si gioca in quattro, dove ogni personaggio ha una maglietta di colore diverso, dove c'è anche il simile al Gogan, dovrebbe essere quello. Ah, posso entrare da qua? E però è iniziata con Crime Fighters, che l'ho giocato pochissime volte, però ho capito qual è. Mentre invece Kenichiro Fukui, vi volevo dire, cos'è che ha fatto? Ah, è vero, è anche il tastierista, tu pensa, dei Black Mage, il gruppo di Nobuo Uematsu, quello che facevano le musiche di Final Fantasy. Questo io non lo sapevo, l'ho scoperto prima mentre preparavo l'episodio. Cos'è che ha fatto? Final Fantasy 12, poi vabbè, ne ha fatto una marea, Violent Storm, Mainlander, appunto, che ho già detto, se intanto mi colcano, metto Lord of Arcana, Lethal Enforce, poi il sound effect di Sunset Riders, che ovviamente vedremo, come non fare Sunset Riders in questa rubrica. Questa mossa non ho mai capito come si fa, l'ho visto, prima ho cercato anche su una wiki specializzata, non... qua cos'è che succedeva con la... ecco, se tu colpivi la lampadina si stannavano tutti i nemici. Adesso devo rimettere la chat che... oh, il suino? Come si è trasformato... guarda che bello lo sprite del suino. Aia! Ecco, devo rimettere la chat e intanto sto per essere colcato. Perfetto. Ok, non ci sono novità, vero, in chat? Perfetto. Mi si sente bene, no? Se qualcuno può confermare che l'audio è ottimale. È troppo bello sto sprite del suino. Ok. Spallonate in faccia. Il gioco è troppo forte. Però a me si sente, no? Cioè si capisce tutto quello che dico. Sì sì, ottimo. Dopo allora il gioco lo abbasso un pochino magari. Oppure per questo episodio facciamo così. E poi vediamo. Ecco, questo è quello che aveva rapito la tipa. May I see your ticket? Infatti c'ha l'obliteratore gigante, giustamente è un capotreno molto bravo lui. Cosa fa? Ah, va un po'. Sto sfondo mi fa impazzire, mi piace un sacco la palette. Queste luci verdi. Joe il bigliettaio. Pare Blanca Magro, è vero. Quello su che ha rapito la nostra fiancée, che poi non è vero, è un'amica dei protagonisti. Oh! Ok, ecco, infatti ho fatto il flying kick. Il bigliettaio però mi piace molto. Lui si vede che prima dell'apocalisse magari faceva il capotreno, non si sa. E gli posso rubare l'obliteratore. Chi chiama? Ah, il suo amico Lollipop, giustamente. Oh, poi c'è sta mossa che è la culata, che non ho capito cosa serve, l'ho scoperto prima. Oh, perfetto. So long,
So long, suckers. Bello, infatti era anche dialogato. Invece sto stage mi ricorda quello di Final Fight con il molo, no? Dove c'è Abigail, perché c'è questi lampioni. Ho rotto uno stand, poverino. Magari lui voleva solo vendere le sue cose. Panca bestia, non mancano mai. Gigadeth, capito? Perché Megadeth non si poteva dire. Ok. Mi spiace, bro, che ti ho rotto lo stand. Questo è il classico, sembra il festival che sono stato la settimana scorsa, era così. Con la musica, bello. Guarda lui che matto un bel po'. Gigadeth, il nostro sprite preferito. Comunque c'è gente un po' che non sta bene. Anche qui i protagonisti, ognuno ha un suo colore. Il protagonista è quello biondo che vedete nell'illustrazione. A sinistra è blu. Poi c'è quello a destra con gli occhialoni e rosso. E io sono il verde. E c'è anche la scivolata. Poi che altri comandi ci sono? No, mi pare la gomitata alla Double Dragon. Se tu fai indietro rispetto alla direzione di marcia e attacco, la fa. Ok, ho 4 spettatori, incredibile. Poi questo episodio verrà caricato su YouTube, chiaramente nel canale, che poi comunque ho scritto tutte le credenziali sul profilo. Cioè, mi sono messo la maglia solo per voi, perché sennò io sto in mare con sto caldo. Oh, pizza, mamma. No, lui sai che sembra uno di, vabbè, di Mad Max, ok, però l'avevo già visto da qualche parte. Forse un wrestler che ha queste sembianze. Oh, sai che mi ha preso il dubbio? Ah no, non sono ancora morto, cavolo. Ok, mi sono liberato. Perfetto. Che Highlander era della Square, se non sbaglio, non mi ricordo bene, mi pare di sì. Poi detto quello era il barietto. Quello qua pare quello di Prodigy. Poi detto pace la mia sua. Però versione grassa. Comunque ho fatto una selection di giochi secondo me molto fighi, alcuni anche un po' sconosciuti volendo. Poi vabbè, chi era al tempo giocava magari se li ricorda. Io per esempio non sono di questa generazione, perché l'ho scoperti tutti tramite l'emulatore, anche perché avendo 32 anni quest'anno, no 33 ne faccio, però insomma diciamo che il massimo che ho visto in sala giochi c'era già Tekken 2, Tekken 3, così. Però certo, in alcune volte una partita Night of the Round oppure qualche House of Dead mi capita di farla, quando nelle sala giochi ancora le poche rimaste in vita, però erano tutte rovinate, tipo le fotocellule, dei giochi di spara con la pistola non funzionano, con le light gun sono praticamente non mangiare. E questo mi piace un botto. E prima di quest'anno, ti giuro, mi sa non l'avevo mai finito. Infatti mi è subito piaciuto e volevo iniziare appunto con questo episodio. C'è Lollipop, il nostro amico. Poi non vedremo solo più di lo scorrimento, perché già abbiamo fatto la serie su quelli Capcom, che potete benissimo vedere nell'apposita playlist che ho creato nel canale. Altrimenti che abbiamo di bello? Ma sì, ci sono dei picchiaduro veramente assurdi, uno contro uno. Poi abbiamo dei sparatutto con navicelle classici, quindi ce li spariamo in tutti i sensi. Comunque ho fatto una selezione non noiosa, anche un gioco a quiz tipo Quiz and Dragons, mi pare che si chiamasse, della Capcom, molto figo, con domande anche che è un mezzo Dungeons and Dragon a quiz, però dovete sconfiggere gli avversari rispondendo giusto. Insomma, ci sono varie cose che ho selezionato poi questa primavera,
li ho scaricati tutti, li ho testati. Poi si può fare un classico outrun, ma è difficilissimo outrun. Poi il gattino, eccolo, Wade. Maledetto. Questo è il classico stage della gabbia, che pare quello dei fratelli Andore. Anzi, della famiglia Andore di Final Fight, è quasi uguale. Tu fai calci fulminei come sono lì. Allora, sei incapocciato. Allora, che lui è pesante, infatti mi sa che io, che sono il più leggero, mettiamo un credito, va? Vabbè, ne ho consumati solo 3, incredibile. Avrei speso 1,50 € finora. Con lo sconto. E di lui ci mette un po' di più a sollevarli. Se io non avessi smanettato, probabilmente mi avrebbe contromossato la presa. Ecco. Oh, ha parato tutto. Ah, io poi ho letto che gli avversari a terra, che si possono colpire, infatti io gli ho fatto qualcosa. Dai. Quello che io ho. Madonna, sto sudando tutto sull'arcade stick. Industrial area, ok, non dovrebbe mancare moltissimo. Ah, questo era già per terra, infatti. Poi se qualcuno ha domande, sono qui contento a rispondere, ovviamente. Questo è un long play retrospettivo, quindi snoccioliamo anche delle curiosità. Poi possiamo anche vedere gli altri due capitoli di tipo Crime Fighters e Vendetta, magari. Se vediamo che abbiamo visto tutti i giochi migliori selezionati. Bello. Comunque stavo notando, rigiocando a questi piccoli scorrimenti, che non c'è molta varietà nei nemici, cioè nel senso, magari noi siamo abituati che in un livello più avanzato appaiono degli sprite nuovi inerenti all'ambientazione nuova, no? Invece no. Cioè alcune volte sì, ma spesso e volentieri sono i soliti, oppure delle ricolorazioni, vabbè, ma questo ci sta, la ricolorazione e il riciclo le faceva da padrone ai tempi. Dai. Ah, lui è Lollipop Junior. Forse perché è colorato diversamente. Tacchino. Poi c'erano le prese. Infatti questo è... Questo gioco mi sembra una copia totale di Final Fight, anche il livello della fabbrica è praticamente identico, queste grate rosse con i pericoli, solo che lì c'era il fuoco, qua abbiamo una paressa. Sono contento che si sente, lo volevo fare da un pezzo, praticamente avevo selezionato giochi per tutta l'estate, siamo quasi agosto, però tutto agosto ce lo facciamo e poi magari... prossimo anno facciamo la season 2 con altri giochi, perché sono una marea quelli diversi da giochi, possiamo stare qui per anni. Però agosto ce lo facciamo quasi tutto, a parte i giorni in cui sarò via, magari registro più episodi, adesso vediamo. Anche Ninja Warrior c'è un livello simile, ecco, Ninja Warrior è un altro che giocheremo.
Spike perché era appuntito. Ah, non l'ho vista la lana, ti penso. Ciao. Questo è una citazione ad Alien, credo. Ma se non sbaglio anche sul gioco delle Turtle c'è un nemico similare. Tu sei anche Dracone. Delle Turtles vedremo qualcosa, anche quelli più classici. Visto che adesso esce anche la Kawabunga Collection, però noi lo giochiamo qua. L'avrei comprata volentieri, ma adesso farei a meno, insomma. Niente, questo è animatissimo. Mi piace un botto il design di questi boss. Dai! Ah, ok. Oh, è invincibile anche da sotto. Ah, ma vuoi che questa serve per quel tipo lì? Poggiate la terra. No, e addirittura counter aereo mentre è a terra. Nessun creditino. Che mi stanca male. Oh. Bella, ok, entra, la scivolata entra, perfetto. Ah, il parco dove c'è il boss preferito di un mio amico, che lui pensava dicesse una frase particolare, invece adesso lo vedremo. Oh, va, c'è il primo boss rispinnato, con la palette swap. Jackson mi ricorda invece un nemico che c'è su Cadillac and Dinosaurs, anche quello lo vedremo perché giustamente sulla Capcom Bundle Collection non c'era, forse per i diritti, perché mi sa che era, non mi ricordo se era basato sul cartone, c'era anche da noi, no? Che c'era la canzone, mi pare, di Enzo Draghi, Cadillac e Dinosauri, però era di un fumetto statunitense, americano, non lo so. Questo è il parco, diciamo, la zona meno apocalittica che c'è. Sembra che fate alcuni alberi un po' così. Sembra tutto, tutto bello qua. Cioè, che musiche anche cantate, infatti questo me lo ricordavo proprio. Ok, la sera. Poi se mi scordo qualche curiosità ve la scrivo nella descrizione poi del video che carico in differita su YouTube, perché molte volte mi vengono in mente dopo. Questi hanno una maglia di karate. Qui.
volevi. Dai. Comunque tolgono abbastanza, cioè nel senso loro hanno poca vita i nemici, nel senso con un paio di combo vanno giù. Infatti non andrei a rispeso molto in verità. No, c'è la Wade, eccolo. Ecco, il mio amico pensava dicesse Julius qualcos'altro. Julius Justice, Mr. Julius, fortissimo. Non si sa perché è una statua. Io voglio sapere la lore di questo gioco. Ah, ha fatto fare la stessa memoria. Mamma mia, che caldo. Il ciaddone classico. Signor Julius, per favore. La complessa il suo omicidio. Mi piace l'ombra dei cespugli. Come fai? Tutti i sprite comunque molto complessi. Cioè, però leggeri, non sono ombre troppo forti. Ah, Julius Power pure. Spinning Bird Kick. Oh. C'è rimasto di sasso. Port Town. La stecchia è la città di Capitan Falcon. Città di mare. È una città omonima. Bellissima dietro la corazzata affondata. Ricorda un po' Nier Automata, c'è uno scenario simile. Però questo è molto scansionato, e le musiche comunque allegano, che dici. Tipo Barbara End, Barbara End. Lui chi è? Ma era cattivo? No, forse era un sviluppatore, però mi ha dato il pesce. L'altra volta c'era rimasto male. Vedi, questo invece è la parodia, cioè sembra la scena di Rolento su Final Fight. Cioè, molte location sono completissime, cazzarole. Si spiega cazzarole. Oh, il pollo. Tacchino. Chi lo darò questo barile? Ah, questo! Ah, questo mi ricordo, avevo letto che era una parodia delle tartarughe ninja, infatti mi ricordo sta curiosità qua, in effetti. Però l'arena è di Rolento, praticamente. In Final Fight. Se mi bara basso, questo era forte. No, para pure basso, mi dà le padellate in sé.
oppure la prese. E fagli la presa. Eh sì, che sei. Oh, niente, è invincibile, ma me lo ricordo che questo para tutto, eh. Ah, dopo quella mossa lì è vulnerabile. E turn you in a miss me. Oh, spara tutto, basta, avanti. Dai, devo aspettare che attaccassi. Noi. Wow. Guarda che caldo. Infatti in estate al mare, cioè, si suda e poi si va al mare, giustamente. Dopo aver fatto una bella partita in cabinato, tutto noi giustamente ci giochiamo da casa perché purtroppo in giro non ce ne sono così tanti. Museum Last Duel, ok. Mi ricordo il boss finale veramente figo. Dobbiamo salvare così la nostra girl. Calci per tutti, vomitate come se non ci fosse un domani. O esternate. Abbastanza rapido. Comunque tre spettatori fissi, ringrazio chi sta guardando, se non sono ti conosco, se volete commentare, dire qualcosa, sarò lieto di rispondere. Oh. Ah, qua bello sto stage che ci sono i quadri dei boss, di tutti i boss, quindi abbiamo iniziato con questo qua incappucciato, il controllore. E quindi se ci sono tutti i boss ti dà anche un'anticipazione, perché mi ricordo che ti fa vedere anche quelli che andrai a fare. Poi c'è il cavernicolo, che è al terzo stage, infatti. No, sto guardando. Perché la telecamera è sempre fissa. Ah no, ci sono. Ok, il cavernicolo. Ah, il boh, non so, l'operaio con l'esoscheletro. Julius, giustamente. Il ninja padellaro col wok. Fare più una walk che una padella. Refresh un attimo qui. Ah no, ok. No, boh, allora è semplicemente così. Esatto, poi c'è Wade, quindi il prossimo che andiamo a affrontare ce lo spoilerà il quadro. Mi pare si chiami Wade perché l'ho letto prima, pure Wade è semplicemente uno dei personaggi direzionali. Comunque quello che ha rapito la nostra tipa, nonché braccio destro di
parti del boss finale. Che spoiler, non è lui che è. E c'è la palette alternativa di questa e sembra. Ah no, c'è anche il boss finale. Sembra. Si chiama un cani la chiappa sentata. Una mischia, cioè. Ah, Penta, questo che era un gioco. Una parodia di New Zealand. No, cos'era un altro gioco, non mi ricordo. No, New Zealand c'era il pulcino, non c'era il pinguino. Il pinguino non mi ricordo come si chiama. Era il penta pinguino, come io dire. Non c'entra niente, ricordo. Ah, vedi? Qua si capisce un po' di lore, davvero, ci sono delle ragazze dentro la gabbia, quindi vuol dire che non è la prima né l'ultima che ha rapito, però noi ci siamo incazzati e abbiamo menato tutti per andare a salvare, quindi approfittiamo magari anche per salvare quelle altre, no? Oh! Davvero? Fighissimo! Ah, bello, le ho salvate, fighissimo! Il bello della diretta! Prendiamo tutto, punti su punti, cosciotto, mitra. Ci prepariamo. Nonna. Ah no, lui si chiama Red Freddy. Infatti Wade lo sarà uno dei protagonisti. Blanca glam metal. Belle stiamo. Poi ti passa un sacco di cizzamento. Ho rimpinguato un po' i danari inserendoli nel mio computer. Red Freddy. Oh, ma quanto è veloce. Dai, siamo gli sgoccioli. Poi subito dopo lo... Sei megalomeno. Subito dopo lo carico sul canale YouTube, quindi se volete rivederlo, cioè tutte le info sono sul canale Twitch. Ah, ecco, infatti, bellissimo, sul palazzo c'era Red Freddy che volate via, ecco, già subito è morto. Dai. Lui è bellissimo, proprio questo combattimento finale sopra il tetto, che vabbè, classicissimo, ne vedremo poi tantissimi. Tipo perché gli si pompa così? Non c'è dato sapere. No, è un counter, però secondo me la mossa serve per colpire quelli a terra. Prendo, no, vince lui. No, cioè, la musica è spettacolare questa santa.
Niente, mi decanto, ci sto provando. Un screen. Bisogna fare il counter dei crediti che ho usato per vedere quanto avrei speso se fossi... Vabbè, comunque una decina di euro, dai. Con 20 euro si finisce sicuro. Ovvero, no, vabbè, meno di 40 credito, vedi, se costano 50 cent, però non costano 50 cent. Ah, no, mi confondo sempre, ero vivo ancora. Poi c'è la promozione, che magari ne avrei preso 10 a 5 euro, non so. Ok, c'è ancora una vita. Dai, bella. Back break. Veramente gli faccio danno quando resuscito, che sono invulnerabile. No, è entrata la colpa. Devo andare quasi dietro così. No, la wave gigastorm. Qui è un geese potentissimo. Fa le wave serene. Tanto lui può counterare quando vuole. Lo spunto? Sì. Serve per... Guarda dove... Ecco, vedi? Vicino. Ah no, ho fatto il counter, vabbè. Dai, visto che c'è poco vita posso spammare questo. Perfetto. Vediamo il finale. Ah, si butta come Geese. No, è come tutti i cattivi anche su Final Fight. Lo so. Let's get out of here. Col tema principale, bellissimo. Ecco qua. Classico finale col tramonto. Proprio bella sta soundtrack, me la sento. E niente, questo è il primo episodio di Un'estate al Mame, doveva cominciare molto prima, ma recupereremo tutto. Violent Storm, terzo capitolo di una trilogia ipotetica iniziata con Crime Fighter, che continua con Vendetta e finisce appunto con questo. Prossimo episodio, non so, o potete scrivermi, ormai non più in diretta, quale volete come prossimo gioco. Comunque c'è già una selecta eccezionale. Se è coerente e inerente, posso prendere considerazioni di giochi magari che non ho preso in considerazione. Metto pausa perché dopo partono cose. E grazie per essere stati qui, per chi c'è stato e per chi ci sarà, e ci vediamo al prossimo episodio con Un'estate al Mame. Boh, come si spegne qua adesso? Termina string, perfetto, buona raga.